Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo videogioco che ripercorre fedelmente passo passo l'avventura di Ash, Ketchum dell'anime, stiamo ora nella palestra di Blaine. Infatti, nella palestra dell'Isola Cannella, affronteremo il capo palestra Blaine, The Hot-Headed Quizmaster, ok? La testa calda maestra di quiz. Giorno, Sir Guido. Blaine usa Pokémon di tipo fuoco. Sono deboli contro acqua, terra, roccia. Ma sono forti contro coleottero, erba, ghiaccio e acciaio. In più le mosse di tipo coleottero, erba, fuoco, ghiaccio, acciaio e folletto non gli fanno molto danno. Ok, grazie Sir Guido. Passiamo da questa parte giusto per vedere cosa c'è. C'è subito un allenatore. Allora, noi abbiamo davanti chi? Qui ovviamente mettiamo davanti Squirtle. Squirtle cercherà di essere il mattatore di questa palestra. Anche se, purtroppo, essendo solo un primo stadio, farà fatica a farlo. Fosse un Blastoise, potrebbe tranquillamente farla tutta da solo. Vedrete, infatti, è più lento degli altri. Però, insomma, un po' di danno lo fa. Questo sarà un episodio votato sicuramente al combattimento, dove affronteremo anche Blaine, il capo palestra. E non ci saranno, penso, catture nuove per proseguire nel nostro Living Dex. Allora, proseguiamo nella palestra. Non ci sono ovviamente strumenti invisibili in questa palestra. Battiamo questi nerd e scassinatori con Arcanine a livello 38. Sarà tosta, per Squirtle. Sarà davvero tosta. Ok, vai con un altro Aqua Tail. Fallisce, ok, sostituiamo Squirtle. E a questo punto lui ha usato... andiamo Pidgeotto, sperando che non usi inseguimento, che fortunatamente non ce l'ha, oppure non lo usa. Morso, va bene, Pidgeotto dovrebbe resistere. E usiamo Ritorno. Ok, la difesa cala di Pidgeotto, ma noi abbattiamo questo Arcanine. Perfetto. Squirtle a livello 40, che non si può evolvere, mi spiace per lui. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare, insomma le solite cose. Per aiutare a crescere il canale e la serie, se vi sta piacendo appunto questo videogioco e come lo sto portando. Qui ovviamente appunto, come dicevo, non c'è un Alice Blaine, tra l'altro. Non c'è uno strumento invisibile. Andiamo a sfidare tutti gli allenatori per far prendere più esperienza possibile a Squirtle, eh? E sarà fondamentale per poter battere Blaine. Andiamo con Aqua Tail. Ok. Il suo Safeguard protegge la sua squadra dai brutti colpi. Ma a noi probabilmente non serviranno brutti colpi. Servirà solo che Squirtle non fallisca Aqua Tail. Guardate, un lanciafiamme comunque quanto danno gli fa, pur non essendo super efficace. Questo purtroppo è solamente da imputare al fatto che sia ancora un primo stadio. Ok, proviamo con un Bubble Beam contro Ninetales, vediamo se gli facciamo più danno o meno danno. Forse leggermente meno, Aqua Tail e via. Buono così. Ok, un'altra super pozione che se ne va per Squirtle. Finiamo le super pozioni. Va bene. E proseguiamo qui sotto. Ok, dovremmo aver forse battuto tutti gli allenatori che ci sono qui. Ponita. Diamo poi un'occhiata ulteriore, Allora, tra l'altro dovremmo anche tornare un attimo al centro Pokémon per ricaricare i PP di Aqua Tail. Purtroppo con la scottatura mi ha diminuito di molto l'attacco, quindi dovrò andare di... a inferno, cosa? Va bene. Dovrò andare di Bubble Beam, che usa l'attacco speciale. Ok, Vulpix, lasciamo Squirtle. Ex, aia. Perfetto, perlomeno ammazza anche Vulpix e si porta molto vicino ad andare a livello 41, ma muore. Va bene comunque. Va bene, facciamo prendere questo punto esperienza a Pikachu. Vediamo se è vicino a salire di livello. No, ancora all'inizio Pikachu. Ok, Charmander, Electro Ball dovrebbe bastare, credo. No, non basta. Ah però, che danno, il Sir Charmander. Una scintilla probabilmente sarebbe bastata. Growlithe. Ecco, vediamo se appunto contro di lui... Ah, però ci ha diminuito l'attacco, quindi sicuramente una scintilla non basterà. Però lo usiamo comunque. Flamethrower invece ci uccide Pikachu. Purtroppo è un po' la condanna di Ash.
combattere continuamente con dei Pokémon che non sono evoluti è molto molto tosta. Usiamo ritorno. E anche Growlithe ci lascia. Bene. Allora, non possiamo passare di qui, perché ci sono questi sassi. Quindi, andiamo a curarci un attimo i Pokémon. In particolare Squirtle, appunto. Ecco, fatto. Io tra questa parte e l'altra non sono andato a catturare Ditto, Magmar e altri. Allora, andiamo alla Sinnovar Gym, perché sto registrando questa parte subito dopo la precedente. Ok, vediamo se ci sono altri allenatori qui dietro. No. Quindi si va direttamente da Blaine ora. Salve, signor Blaine. Ah, che bello, anche con il fumo di lato. Quindi hai superato la villa Pokémon. Buon per te. Questo posto è parte della palestra abbandonata che usavamo. O meglio, quel posto era parte della palestra abbandonata che usavamo. Ma pensavo appunto che il vulcano potesse essere un posto migliore per una palestra, ne sei davvero sicuro? Comunque, iniziamo la battaglia. Allora, manderemo ovviamente Squirtle, manderemo Pidgeotto e Charizard. Ok, confermiamo. Useremo questi tre Pokémon per combattere Blaine, capo palestra. Che manda in campo subito Ninetales. Noi mandiamo il nostro Squirtle a livello 40 e usiamo Aquatail. Ok, lui parte subito con un attacco rapido. Noi però con un altro Aquatail dovremmo riuscire a batterlo. Tranquillamente, bene. Livello 41 per Squirtle. Rhydon, lasciamo Squirtle, che dovrebbe farmi un 4 per con Aquatail. Ok, forse no. Aia. Niente, mi ha disintegrato Rhydon. Niente, qua si manda Charizard. E si usa Lanciafiamme, e si spera nel meglio. Ok, fortunatamente l'ha comunque ucciso perché Charizard è troppo OP. E Magmar, Magmar eh? Vai, resiste questo Magmar. Fire Fang, vediamo quanto danno ti fa davvero. Beh, non così tanto in realtà, usiamo Slash allora, lacerazione. Lui ci ha usato Fuoco Bomba e ci ha fatto quel danno, praticamente nulla. Ok, Charizard ci ha tolto dai guai, abbiamo sconfitto Bane. Cos'era quello? Cos'era quello? Era Squirtle che si voleva evolvere prima di tutto. Ma poi, hai sentito quello? L'hai sentito? Sembrava come se il vulcano si stesse risvegliando ancora. Vai più in alto e appunto attiva la leva. Farà in modo che la lava in eccesso fuoriesca dal vulcano. Continuerà la battaglia dopo. Ok. Però prima di andare di là, dato che ci saranno altri allenatori da battere, fammi uscire un secondo da questa palestra e fammi andare a curare il mio Squirtle, dato che voglio averlo in vita. Eccoci qui. La battaglia contro Blaine continuerà dopo aver attivato appunto quella leva che ci ha chiesto di attivare. Quindi torniamo nella palestra, o meglio nel vulcano. Vai. Sinnovar Gym. E ora la scala è libera. Possiamo passare. Possiamo sfidare altri allenatori. Perché sei quassù? E secondo te perché? Non hai sentito che il vulcano stava per esplodere? Cioè adesso voglio dire, stava per eruttare, sì, esplodere, buonanotte. Allora, proviamo con un Bubble Beam contro questo Charminion. Lentissimo Squirtle, viene pure bruciato, vabbè, questa è proprio sfiga, ragazzi. Per fortuna abbiamo Bubble Beam, che tra l'altro non ha potuto fare perché è stato... Ok, la velocità di Charminion diminuisce, vediamo se riusciamo a colpire per primi, no. Niente, Squirtle è proprio una sega, ragazzi, mi spiace, ma i Pokémon che rimangono al primo stadio evolutivo sono quasi inutilizzabili a questo punto della storia. Come vedete, non riescono nemmeno a battere un Pokémon contro cui sono super efficace e non resistono ai danni di un Pokémon contro cui sono per cui quei danni sono poco efficace. Guardate anche Pikachu. Beh, Pikachu relativamente, comunque un po' di danni. Vabbè, ma che sfiga però. Anche lui muore per la bruciatura? Sì, muore anche lui per la bruciatura. Vabbè ragazzi, cioè questa è sfiga, eh. Due scottature su due è proprio sfiga.
Andiamo PG8. Contro Vulpix usiamo Wing Attack. Ok, Flamethrower. Vedete come un Pokémon perlomeno evoluto resiste agli attacchi. Ok. Allora. Qui abbiamo quella la leva, quella di sotto. Vediamo, eh. Tiriamola. Ok, sì. La leva è attivata e il vulcano non sta più eruttando. Qui però se non sbaglio c'è un altro allenatore. Esatto, andiamo a batterlo. Non lasciamo nessuno indietro, prendiamoci tutti questi punti esperienza. Lui manda in campo Growlithe, noi abbiamo Charizard, sì, va bene. Mandiamo Charizard con Air Slash. Ah però, ha fatto parecchio male, eh. Ok, Vulpix. Di nuovo Air Slash. Niente, non riesce comunque a one-shottarli, eh. Pur essendo di 8 livelli avanti, essendo un Charizard contro un Vulpix, non riusciamo a shottarli. Qui sotto non c'è nulla. E a questo punto andiamo a ribattere di nuovo Blaine. Bel lavoro, ragazzo. Continuiamo la nostra battaglia. Possiamo? Entriamo con Charizard e appunto confermiamo. Sarà un 1 contro 1, Charizard contro il suo Magmar, credo. Esatto, anche se avevamo già battuto prima. Vai. Air Slash. Mi fa male, eh? Ok, lui carica con Skull Bosh. Si aumenta la difesa, ma tanto ne lo colpiamo con un attacco speciale, quindi Magmar è andato. Ecco fatto, wow, che battaglia incandescente. Beh, dammi i tuoi soldi, grazie. È stato davvero fantastico, ecco, tieni la medaglia vulcano. Grazie, Blaine. E anche questa TM, lanciafiamme. Niente male, niente male. Questa è la tua settima medaglia, eh? Perché non provi a tornare a Viridian, sì, a Viridian City, alla palestra di Smeraldopoli? I hear they have a very powerful gym leader there. Ho sentito che hanno un capo palestra davvero molto forte lì. Ci torneremo, ci torneremo. Vieni a tornare a visitare l'isola quando vuoi, ma anche no, grazie. Visto che c'è letteralmente un vulcano che sta per esplodere. Allora, quindi abbiamo battuto la palestra di Blaine, anche in maniera abbastanza facile perché avevamo Charizard, avevamo Squirtle, anche se Squirtle si è rivelato un po' una pippa. Ecco fatto. Ed ora possiamo effettivamente tornare a Vermilion City. Quindi. O meglio, Viridian City. Eccoci qui. Prima di andare però alla palestra, c'è una cosa che possiamo fare tornando indietro di qua. A parte, come vi ho detto, che qui potremmo catturare un Ho-Oh, perché c'è un 1% di probabilità di trovarlo e non è unico. Cioè, se lo trovi puoi fare fuga, puoi fare anche... Appunto, puoi anche ucciderlo, non mi viene la parola, scusate. Ma tornando qui... A Biancavilla, possiamo parlare con lei, che ci dice semplicemente come sta andando, stupida tizia. Potremmo essere anche in grado di trovare un Pokémon, però non mi ricordo di preciso dove. Diamo un'occhiata in giro, eh. Vediamo se lo troviamo. Magari sta direttamente in casa nostra. Vediamo, eh. Diamo un'occhiata di qua. Di qua no. E nemmeno di qua. Diamo un'occhiata se è in casa, oppure se mi sto ricordando male, eh. Garry's House, Glacial House, vediamo se qui dentro. Nope. Ok, questa mi ha solamente curato i Pokémon, mia madre. Non penso ci sia nulla qui. Forse c'è uno strumento da prendere qua, non credo. Vediamo, eh. No, non c'è niente, appunto. Niente, allora vado a vedere meglio dove si trova quel Pokémon e se posso farlo ora oppure magari devo prima sfidare la palestra. Perché, se non sbaglio, appunto era qui. Ah, forse questo. No, niente, la sua casa è ancora bloccata. Niente da fare. Niente, qui è ancora tutto bloccato come case. Niente, quindi come non detto, ritorniamo. O meglio, finiamo questo episodio qui direttamente, senza dover tornare a Viridian City. Quello lo farò tranquillamente io fuori dal video. E vi ringrazio per aver seguito questo video in cui abbiamo affrontato Blaine, capo palestra, e abbiamo preso la medaglia vulcano.
Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!